Buongiorno. Posso entrare? Sì, dobry dzień, vieni pure. Tieni. È appena uscito dalla tipografia. Com'è che non sei venuto alla riunione di ieri? Ho avuto qualche problema. Gli altri mi chiedono se sei stato di nuovo male. Sei tornato in quella clinica? No. No, è che ho avuto un po' di lavoro arretrato e sai com'è, dovevo finirlo. Ma ora penso di venire. Cerca di non mancare giovedì. Le cose stanno precipitando e non c'è più tempo da perdere. Ci vediamo. D'accordo. Lo sai che puoi contare su di me. Ci sarò. Cosa ha fatto alle mani? Niente. Io mi sono sporcato caricando la penna. È soltanto inchiostro. Allora mi stava dicendo che la scorsa notte ha fatto sempre lo stesso sogno, non è vero? Il temporale, la notte fonda, lei che scappa per fuggire ai fulmini. Ha sognato qualcos'altro? Sì, ho sognato di legare le bestie, ma non ho proprio idea di che cosa voglia dire. Sogno spessissimo dei temporali. Qui, ad esempio, lei scrive: lo zio August mi costringeva ad aiutarlo ad ammazzare le bestie. Lui sapeva che io avevo paura, ma voleva ugualmente che restassi lì e che prima affilassi per ore i punteruoli sulla mola. E se non erano ben affilati, bestemmiava da morire. La volta scorsa abbiamo scoperto che questo suo zio era il fratello di sua madre. Mi ricordo che era molto ricco. I miei genitori non li ho mai visti. Forse sono morti quando ero bambino, o forse non sono mai venuti in America, non lo so. Quindi questo zio è stato una specie di padre per lei. Cos'altro ricorda di lui? Che puzzava di urina. Già, tutti quelli che uccidono le bestie puzzano di urina. Perché quando le bestie muoiono ti pisciano sulle scarpe. Lui era molto forte. Uccideva le bestie con una mazza e un punteruolo di ferro. Ricordo che mi diceva sempre che il punteruolo doveva essere ben appuntito per entrare nel cranio al primo colpo. Il nostro lavoro era tenere fermo l'animale perché potesse colpirlo. Chi eravate a far questo? Lei dice che suo zio uccideva la bestia mentre lei e un altro ragazzo la tenevate ferma con le corde. Chi era? Terence. No. Theodore. O forse Ted. Teddy. Si chiamava Teddy. Era ritardato mentale. Mio zio si arrabbiava con lui perché rideva quando doveva legare le zampe posteriori della bestia. Aveva una grossa cicatrice sulla fronte per una zoccolata che aveva preso da una mucca. Lo zio voleva che diventassi avvocato. Quindi studiai legge e diventai quello che voleva lui. Ma sopra ogni cosa voleva che gli dimostrassi che ero un uomo, anche quando ero appena un ragazzo. A volte mi portava in una casa dove c'erano delle prostitute e voleva che io, ecco, andassi con loro. Ma non ci riuscivo. E allora lui si arrabbiava. Qua, in un'altra pagina del suo quaderno, vedo una serie di cifre e delle piccole croci attorno al numero 14. E lei mi ha parlato di un albergo di Hamilton. Cos'altro ricorda? Norvo. Che significa Norvo? È il nome della padrona dell'albergo, un'italiana. Ricordo che lì davanti c'era una fontana e che lei aveva una figlia che era nata senza una mano. Quindi questi potrebbero essere i numeri della stanza di quell'albergo, ma perché quello che ha cerchiato, il 14, è tanto importante? Ricorda che fosse successo qualcosa in quella stanza? No. Faccia uno sforzo. Cosa è successo nella camera 14? Non lo so proprio, sono molto stanco. Quando arriviamo a questo punto in lei scatta qualcosa, come un rifiuto a ricordare. Non ci riesco. Ho paura. Paura di cosa?
Ehi, Marty. Puoi venire un momento? Il capo ti vuole. Dia un'occhiata qui. Dovrebbero essere i loro nomi. Questi, sull'atto di donazione. Ah, signor Jacoboschi. Mi chiedevo se lei poteva esserci d'aiuto. Martin è mezzo polacco. Sicuramente ci capisce qualcosa. Speriamo. Ecco, se può dirci cosa c'è scritto qui. Wajenska Brzezinski. E cosa dovrebbe significare? È un nome. Il nome di una donna, Wajenska Brzezinski. È polacco. Bene. È come pensavamo. Quindi, è tutto chiaro adesso. Sull'atto di donazione figura sia Lowell che la moglie, per cui è da ritenersi valido a tutti gli effetti. Non c'è dubbio, quei polacchi hanno diritto alla miniera. Certo, ma l'istruttoria del ricorso è avviata ormai e dobbiamo comunque andare giù a Hamilton per chiuderla. E non sarà una passeggiata. Quelli hanno il miglior avvocato della contea. Bates, quello che ha fatto causa al senatore Marshall. E l'ha vinta. È uno con le palle, mi creda. Lei può andare, signor Jacoboschi, la ringrazio molto. Io sono di ruolo fino a venerdì, se no me ne occuperei molto volentieri. La passi a Samuelson. È in ferie adesso. Poi non sarebbe il tipo adatto. Oltretutto non capisce neanche una parola di polacco. Chi suggerisce? Chi altri abbiamo? Ah, non lo so proprio. Ecco, io avevo pensato che se aveva ancora bisogno di qualcuno per quell'istruttoria a Hamilton, potrei occuparmene io. Lei? Lei non è mai più ritornato in tutti questi anni. No. Comunque sarà piacevole ritrovare gli amici di allora, no? E suo zio è ancora in vita? No, è morto. Ci siamo quasi. Martin Jacoboschi? Sì. Salve, sono Ray Watts, dell'assistenza ai rifugiati di guerra. Salve. Benvenuto a Hamilton. Temevo di aver sbagliato l'orario del traghetto. Prego. Cosa dicono a Chicago delle sanzioni alla Germania? Basteranno a fermare Hitler? Non saprei. Anche lei è polacco? No, sono della Pennsylvania, Philadelphia. Allora, come mai si sta occupando dei rifugiati polacchi, se non sono indiscreto? Beh, diciamo che non mi piacciono i nazisti, né i prepotenti come loro. Ecco, ci siamo. Si sente bene? Sì, grazie, non è niente. Beh, allora la lascio riposare, sarà stanco. Ci vediamo dopo. Più tardi. Ma abbiamo costruito un'ala nuova, quella che dà sul giardino, non la usiamo più da tanto tempo ormai. Sì, signora, ho capito, ma sarebbe molto importante per me poter stare proprio in una di quelle stanze nella parte vecchia. Lei è già stato nostro cliente? È che conoscevo la vecchia proprietaria, la signora Norvo, e anche sua figlia. Quando avrà visto com'è ridotta la parte vecchia, mi chiederà lei stesso di cambiare. Certo. Mi segua.
Sarà almeno un anno che non ci mettiamo nessuno qui. Se è russaforte non ci sono problemi. Come mai non c'è la numero 14? Era questa, ma è marcito il pavimento, così la usiamo come magazzino. Nell'altra ala dell'albergo c'è acqua corrente in tutte le stanze. Qui invece c'è solo un rubinetto in fondo al corridoio. Che altro? Ah, il gabinetto è sul pianerottolo e la luce elettrica costa 25 centesimi al giorno. Sono tutti rifugiati politici. Il signor Lowell gli ha lasciato la miniera. Ne hanno diritto, ma la contea continua a fingere di non saperlo. Per questo sono ricorsi alla Corte Suprema. Sono capaci di andare dal presidente in persona, se necessario. Ci puoi giurare. Noi non abbiamo paura di nessuno. Altrimenti non saremmo arrivati fin qui. Anche tu sei polacco, vero? Mm-hmm. Io ho lavorato 5 anni a Grindor, ad ammazzare le vacche. E questo naturalmente prima che tuo zio chiudesse tutto. Lavoravi lì? E tu sei nato a Grindor? Sì. Toyes! Toyes! Martin Jakoboski! Onies Chicago, Martin Jakoboski! Onies tuta no pumuz! Sono felice di stringerti la mano. Grazie, ma non vorrei che credeste... Tu farà la cosa giusta e Dio te ne sarà grato quanto noi. Grazie, grazie della fiducia. Hitler bruciato mia casa e ucciso mia famiglia. Se torno in Polonia, Hitler uccide me e mio figlio. Capisco bene, signora. Io... La contea non vuole darci la miniera. La miniera che il signor Lower ha donato al popolo polacco. Se tu non ci aiuti, molti di noi saranno costretti a tornare in patria e a farsi ammazzare da Hitler. Veramente devo ancora studiare a fondo la cosa, ma farò di tutto per darvi una mano. Mi sembra molto chiaro. Qui c'è una controversia con un gruppo di immigrati polacchi sul diritto di proprietà della miniera. Sia il sindaco che il consiglio della contea hanno firmato una delibera che invalida quell'ascito, signor Jakoboski. Non mi interessa cosa ha fatto il sindaco o la contea. Non hanno alcuna competenza in materia. L'atto è legale e vincolante. Beh, se quelli di Chicago credono di poter evitare di portare la faccenda alla Corte Suprema con la sua scampagnata qui, si sbagliano. Hanno fatto male i conti. Non mi interessa la sua opinione. Voglio solo quei documenti. Lei forse sa che io non vivo qui da molto, ma so che lei invece è nato qui e che se n'è dovuto andare per qualcosa che la riguardava. Come potrei dire, a causa di una storia terribile. 3 giovani assassinati da un maniaco. E dicono anche che lei in più di un'occasione è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. Se i suoi amici sperano di ottenere qualcosa minacciandomi, gli dica da parte mia che sbagliano. In paese gira voce che qualcuno, con la scusa dei suoi problemi mentali, le evitò di testimoniare al processo. Non so di che cosa stia parlando. Sa come la gente di campagna, mi piace chiacchierare. Ma di solito sono soltanto chiacchiere, ma qualche volta invece... E comunque, qui c'è tutto quello che la legge mi costringe a darle, non una riga di più. Signor Bates... Sì? Vorrei solo chiarirle che non sono venuto pensando di fare una scampagnata. Tutto qui. Non c'è pericolo. Non lo sarà sicuramente. Glielo garantisco.
Sì, grazie. Vorrei le mappe catastali per i nuovi intestatari. Sono già pronte da più di un mese. Non sa quante volte sono venuti a sollecitarle i suoi amici polacchi. Grace? Grace, porta le mappe dell'ascito Lowell. Le mappe di quei polacchi. Grace, mi hai sentito? Ah, sì, mi scusi. Vado a prenderle. È solo al terzo mese di gravidanza e si comporta come se stesse per partorire da un momento all'altro. Perché non se ne resta a casa? Sarebbe meglio. Per consegnargliele ho bisogno di una firma sul registro. Mi dà un suo documento? Sì. Marty Jakubowski. Ma sì, è proprio lei. È lei quello che stava a Green Door. Se mi dice dove devo firmare... Kate visse nella mia stessa casa per 2 anni, Kate Lipinski. Lei sa di chi sto parlando, vero? Non ha fatto niente per difendere la memoria di quella povera ragazza. Lei sapeva quanto bene le volesse Kate, ma non ha fatto niente per lei, niente. Si è fatto portare via, mentre al processo avrebbe potuto raccontare la verità. Non è così? È passato molto tempo e io non saprei cosa... No, ma avrà saputo che un poveraccio è stato mandato alla sedia elettrica, anche se tutti sapevano che non era stato lui a ucciderla. Di questo era stato informato, immagino. Ecco le mappe che ha chiesto. No, faccio io. Grazie. Si immagini. Lei è meglio che non faccia sforzi. La ringrazio. No, sono io che la ringrazio. Sì, Green Door. Ci stavano dei polacchi, macellavano il bestiame. Vuol dire a Preston, è lì che ammassavano le bestie i polacchi. È lì che vuole andare? Sì. Ma non ci sta più nessuno ormai. Sono anni che è chiuso. Non importa, voglio andarci ugualmente. Contento lei? Una volta che paga per me fa lo stesso dove si va. Che le avevo detto. Senta, mi potrebbe aspettare qui? Vorrei dare un'occhiata in giro. Va bene, ma non ci metta molto. Fa un caldo da crepare oggi. Thank you.
Non servono più ormai. Le hanno uccise tutte. Come ha detto? Prima hanno ammazzato le vacche grasse, poi quelle magre. Proprio come dice la Bibbia. Aspetti. Lei l'hanno messa lì sopra sul tavolo. In quei giorni c'era un caldo tremendo. Era pieno di mosche. Quando sono arrivati quei due hanno mandato via tutti. E l'hanno aperta come una vacca. Chi è che hanno aperto? Che cosa sta dicendo? I due fratelli invece li hanno stesi là sopra. Puzzavano già, così li hanno coperti col ghiaccio. Prima di qua ci passavano i camion che portavano il bestiame al macello. Si sentivano i muggiti fin dall'altra parte del fiume. Poi il vecchio ha deciso di chiudere e così è finito tutto in malora. E che lei sappia, è tanto che è morto. Ma non è morto per niente. Non lo è. Per quello che ne so io l'hanno operato un paio di volte, ma ancora non ha tirato le cuoia. E sa anche dirmi dove potrei trovarlo? Boh, so che un paio di anni fa gli hanno tagliato una gamba e poi credo anche un pezzo dell'altra. Sa, nonostante l'età ci dava giù quello. Quindi lei sa dove potrei trovarlo? Se non l'hanno ancora sbattuto fuori, dovrebbe trovarlo al Mount Vernon, all'ospizio. È lì che è finito dopo essersi bevuto tutto. E poi lui non ci ha mai detto di avere dei parenti. Mi raccomando, cerchi di non affaticarlo troppo, promesso? Mm-hmm. Certo. C'è una visita per te. Tuo nipote è venuto a trovarti. Non lo faccia stancare, d'accordo? Zio August. Sono Martin. Non saresti dovuto tornare. Non hai mai risposto alle mie lettere. Io non sapevo più che fine avevi fatto. Non dovevi tornare qui. Io non ti posso più proteggere ormai, perché mi resta poco da vivere. Perché mi devi proteggere? Proteggere da chi? Zio August, tu devi dirmi che cosa è accaduto quando io ero qui. E perché hai voluto che mi portassero via? Io devo saperlo. Perché nessuno... Quello che è successo ormai non conta più. Ma tu non devi restare. Devi solo andar via, Martin. Andar via di qui. Dammi ascolto, vattene. Qui possono ancora farti del male. Chi? Chi vuole farmi del male? Il padre di quei ragazzi assassinati. Lui non ci ha mai perdonato. Quello ti ammazza se ti trova e lo farà se non te ne andrai da qui il più presto possibile. Ma perché quell'uomo vuole farmi del male? Che cosa... Ora di cena. Lei deve andare, lo ha già affaticato troppo. Torni domani se vuole, d'accordo? Andiamo. In Polonia i nazisti hanno distrutto interi villaggi. Molti di loro hanno perso tutto quello che avevano. Alcuni addirittura non hanno neanche più i documenti. Non possono ottenere il visto se non hanno già il passaporto. Ma non possono richiedere il passaporto se non hanno il visto. È assurdo. Ma questa è la burocrazia in questo paese. E intanto Hitler si sta mangiando un altro pezzo d'Europa. Avrei bisogno di una copia della prima sentenza. In tribunale non sono riuscito a trovarla. L'ha provato in chiesa? In chiesa? Sì, l'archivio del tribunale è stato spostato nella chiesa di St. Thomas. Sa, dopo l'alluvione di 2 anni fa. Ah, bene. Può chiedere di Desmond, l'archivista, o di padre Douglas. Le daranno una mano. Ah, sì, grazie. Sa, io... non saprei cosa fare senza di lei.
È strano, vero? Io sono di qua, ma è come se non lo fossi. Ogni cosa è così, diversa. Cerco solo di dare una mano. Marty? Sì? Che ne diresti di arrosto di tacchino con contorno di asparagi verso le 7? A casa mia. Tu porti la birra, ovviamente. Come mai lei è qui? Mi hanno detto che l'archivio del tribunale è stato spostato in questa chiesa. Oh, certo, dopo l'alluvione. Desmond, l'archivista, è giù nello scantinato. La scala è dietro l'altare maggiore. Grazie. E poi riuscito a risolvere la situazione di quei poveri polacchi? No, non ancora. Ma ci sto lavorando su. Signor Desmond? Sì, sono qui. Ecco, c'è tutto. C'è la copia della sentenza che vi interessa e anche la copia dell'ascito Lowell alla comunità dei polacchi. E per quanto ne so io, quella povera gente ha ragione da vendere. Quella miniera è stata donata legalmente e lì c'è scritto. Se posso esserle d'aiuto per altre cose, me lo dica. La ringrazio, ma credo che basti così per il momento. Anzi, no. Forse mi serve qualcos'altro. Mi chiedevo se uno volesse consultare i verbali di un processo avvenuto molti anni fa. Un processo penale. Mi serve anno e nome dell'imputato. Beh, ecco, se ricordo bene, una quindicina di anni fa. Contea contro Ted Boleslaw, giusto? Ascolti qui. Alla domanda di Trevor, questa è una parte del manico del rasoio trovato vicino al corpo di Kate Lipinski e Boleslaw. È mio, è un pezzo del manico del mio rasoio. E da cosa può affermare che il rasoio è proprio il suo? Perché quello è un rasoio speciale, fatto apposta per me. Perché? Cos'hai in particolare? Il manico, l'ho fatto fare io così. Che vuol dire? È di madreperla rossa, vale molto, sa. Era di un braccialetto che mi ha dato mia madre. Sai, prima lavoravo per la National Youth Administration. È lì che ho conosciuto mia moglie. Tu hai parenti qui? Sì, uno zio. Lo credevo morto, invece poi ho scoperto che era vivo. Vabbè, gli avrà fatto piacere rivederti. No. Beh, ecco, vedi, sì, lui è molto malato. Mi dispiace. Senti, queste è meglio metterle in ghiacciaia e tirarne fuori un paio già fredde. Tu accomodati pure. Mi scusi, io non volevo spaventarla. Oh, non si preoccupi, che credevo che fosse Ray. Non sapevo che lei fosse qui. Ray è andato dentro a prendere delle birre fresche. Lui non mi dice mai quando torna, così io non so mai se devo aspettarlo. Allora, immagino che non le abbia neanche detto che venivo a cena stasera. No, ma va benissimo, per carità. Mi fa molto piacere. C'è tanto da mangiare. Arrosto di tacchino con asparagi, esatto. Oh no, veramente c'è solo
roast beef con contorno di patate. Spero che resti ugualmente. Ecco le birre. Oh, sei qui. Lui e Martin. Ho pensato che potevamo offrirgli un po' del tuo tacchino arrosto. Roast beef. Ma sì, certo. Martin è qui per la questione Lowell, tieni. È venuto apposta da Chicago. Sì, lo so, noi ci siamo già incontrati in comune per le mappe catastali ieri. Ah, benissimo, come non detto allora. Che caldo schifoso. Rimane molto qui? No, è il tempo di risolvere la causa. Grace, senti che cosa pazzesca. Martin oggi ha scoperto di avere uno zio che credeva morto da 15 anni. Ah, davvero? È incredibile. Le mappe andavano bene? Sì, benissimo, grazie. Sheila, il mio capo, sa, in fondo non è cattiva, è solo che alle volte ha un modo di fare che mette a disagio tutti, inclusa me. Non deve essere facile lavorarci. No, infatti. Beh, ho fame. Mi do una rinfrescata e poi mangiamo. Riguardo alle cose che ha detto su quella ragazza, è stato parecchio tempo fa. Lei l'amava. E qualcuno l'ha uccisa. Sì.
Stai buono qui adesso e quando è ora di mangiare ti vengo a riprendere. Va bene? Sicuro che non ti serve niente prima che vada? No. Non hai neanche sete? Bene. Due pigiami, due camicie e un paio di pantaloni. Non c'è altro. Prenda pure. Ti senti al sicuro? Ma chi sei? Ora non c'è più quel porco di August a proteggerti, non è vero? Dimmi chi sei.
Mi hai massacrato i figli. Li hai ammazzati come ammazzavi le bestie di tuo zio. No, io non ho ucciso nessuno. La loro unica colpa era quella di piacere più di te a quella troietta che ti portavi in giro. Loro le davano qualcosa di più interessante a letto che non i tuoi mazzi di fiori. Io non ho ucciso nessuno. E mentre tu te la ridevi, hanno mandato sulla sedia elettrica quel poveraccio. Ma ora sono sicuro che sei tornato per raccontare a tutti la verità. È così? Se non lo farai, c'è chi si occuperà di te, come tu ti occupasti dei miei figli. È chiuso, non vedi? C'è il cartello. L'ho letto, ma... ecco, ho una ricevuta per qualcosa che è stato impegnato qui. Eccola. Per caso si ricorda la persona che venne? Venduta. Che vuol dire venduta? È scaduta. La vedi la data, no? Quindi venduta. Una settimana fa. E non si può recuperare, magari anche pagando di più? Si può sapere perché ci tieni tanto a questa roba? È importante. Ti avverto che ti costerà salato. E non posso prometterti niente. Un tuo recapito qui in città? Domine Jesu Christ, Rex Gloria, libera animam omnium fidelium defunctorum de peni inferni et de profundo laco. Libera eas non de ore leonis, ne absorbe a teas Tartarus, ne cadant in obscurum. Grazie per essere venuto. Così lei è il famoso Martin Jakobowski. Perché famoso? Perché anni fa sul mio giornale mi è capitato di scrivere parecchio su di lei. I fratelli Scheibor erano rappresentanti di biancheria intima e con la scusa di mostrare i nuovi modelli si portavano in albergo le ragazze più belle della zona. Fino a che non toccò a Kate. Fu per lei che furono massacrati in quel modo. Faceva un gran caldo. I cadaveri rischiavano di andare in putrefazione e così li portarono nella cella frigorifera di Grindor. Fu lì che venne fatta l'autopsia della ragazza. E che cosa accertò? Che la donna era stata narcotizzata. Nel sangue trovarono tracce di alcol e di barbiturici. L'ipotesi fu che era stata uccisa a colpi di rasoio. Perché ipotesi? Perché non lo si ritrovò mai, ma chiunque abbia usato quell'arma lo fece in modo orrendo. Le furono asportati i genitali e gran parte dell'addome. Ma non risulta da nessuna parte? Certo, perché a questo fu apposto il segreto d'ufficio e noi giornalisti non potemmo pubblicarlo. C'è nessuno qui? Cosa ne sapeva lei dell'autopsia? Come sapeva di Kate? L'avrò letto su qualche giornale. Nessun giornale ne parlò. Io non ne so niente. Tu sei Martin, vero? Sì,
Siccome c'era il rischio che la malattia delle bestie si contagiasse, successe che te e mio figlio Teddy vi mandarono ad abbattere due vacche malate al di là del fiume. Ma quel pomeriggio venne una pioggia tremenda, così tremenda che si pensò a un'altra alluvione. E quando finalmente ritornaste, c'era tuo zio davanti alla casa, era così sconvolto e tutti piangevano. Teddy fu interrogato, da quello che raccontò non si poteva evitare che lo processassero per omicidio. Così il mio povero Teddy venne messo sulla sedia elettrica alle 6 del mattino. Ma non morì alla prima scarica. Ce ne vollero altre 2. E non aveva mai fatto del male a nessuno. Lei crede che io abbia a che fare con quell'omicidio, vero? Se c'era qualcuno che poteva avere una ragione per ammazzare quei 2 eri tu, non il mio Teddy. Quali sarebbero i documenti di cui parla? Questi, vostro onore. L'atto dell'ascito e i documenti relativi ad esso. Secondo la legge e secondo la prassi vigente, la Corte d'Appello dell'Illinois ritiene che non ci sia motivo di mettere in dubbio o negare ai polacchi il diritto di proprietà della miniera. Vostro onore, si cerca di evitare l'esibizione di tutte le prove che dimostrerebbero l'illegittimità dell'ascito. Vuole mettere ancora in dubbio la capacità di intendere e di volere del signor Lowell? No, vostro onore, non del signor Lowell. Ora noi abbiamo dei seri dubbi sulle effettive capacità mentali, o per meglio dire, sulla salute mentale di uno dei nostri avversari. Le dispiacerebbe spiegarsi meglio? Qui non è in questione la salute mentale del signor Jacobowski. Spiegherò tutto più tardi, se sarà necessario. Sta dicendo che ha intenzione di invalidare il lascito ufficialmente? Non ancora, vostro onore. Bene, allora possiamo cominciare. Signor Jacobowski, tocca a lei. Signor Jacobowski, tocca a lei. Io chiedo, vostro onore, che la Corte conceda un rinvio per permettermi di valutare le nuove questioni sollevate dal mio avversario. Silenzio! La Corte accoglie la richiesta del procuratore Jacobowski e aggiorna l'udienza data da destinarsi. L'udienza è tolta. Ehi, Marty! Marty, che sta succedendo? Niente, io... Che vuol dire niente? Non ti senti bene? È per quello che ha detto Bates. Senti, Marty, vorrei che tu ti fidassi di me. Lo so che è difficile parlarne, ma vorrei che tu ci provassi. È che non sto bene, Ray. Sono 15 anni che non sto bene e che non riesco ad avere una vita normale in tutti i sensi. Ancora oggi ho delle allucinazioni. Allucinazioni terribili. Forse non mi crederai, chi lo farebbe. Ma io sono certo che tutto questo è legato in qualche modo a quella domenica pomeriggio, capisci? Quando Kate e quegli altri 2 vennero uccisi. Mi sento come se tutta questa storia fosse capitata a qualcun altro e io te la stessi raccontando. Ed è come se i vari pezzi di storia, le persone, i fatti nuovi, tutto si ricongiungesse in modo tale da farmi credere che forse il colpevole sono io. Che vuoi dire? Non lo so, ho paura di essere responsabile di quello che è successo. Responsabile di cosa? Credo di essere stato io a uccidere quei 2. I fratelli Shiver, e forse anche Kate, non lo so. Ti senti in colpa perché tuo zio ti ha fatto sempre sentire in colpa di qualcosa. L'hai detto anche tu. No, non credo che sia così. Io penso invece che un povero disgraziato sia stato condannato al mio posto. Ma che prove hai per essere così sicuro? Non ha alcun senso. Ricordi il rasoio scomparso? Credo che sia questo. Come fai ad averlo? Non lo so, ma ce l'ho. Cosa pensi di fare adesso? Dovrei andare da un giudice federale e chiedergli di riaprire il caso. Ma tu non puoi andare alla polizia e accusarti di un delitto che non hai commesso solo perché non ti ricordi come sono andate esattamente le cose. Noi dobbiamo ricostruire ogni dettaglio e poi deciderai cosa fare. Kate non era di qui, veniva dal Nebraska. Era molto graziosa e così la presi come seconda cassiera. Praticamente le facevano tutti la corte, ma a lei piacevano i ricchi. Quando si mise con quel polacco sapevamo che non sarebbe durata, anche se le mandava i fiori tutti i giorni. Ma andavano d'accordo o no?
Io so che qualche tempo prima di morire lei cambiò completamente. Non la riconoscevi più. Lui smise di farsi vedere e smise di mandarle i fiori. Vero, Irina? Quindi si erano lasciati? Credo di sì. Lei aveva trovato di sicuro qualcuno. Lo disse alla polizia, forse era uno di fuori. Uno che non si faceva mai vedere, ma che la chiamava sempre al telefono. Era molto cambiata. Ma perché mi fate queste domande dopo tanti anni? C'è qualcuno a cui interessa riaprire il caso. Era ora. Lo sanno tutti che venne condannato un innocente. Ma tanto ormai mica lo possono resuscitare. Ray, c'è Conrad al telefono. Ha già chiamato 3 volte. Scusami, torno subito. Salve. Non è andata al lavoro oggi? No, non mi andava proprio di sorbirmi. Lei sa chi. E ho detto che non stavo bene. Grazie per i fiori. Ah, sono per il bambino. Beh, anche per lei. Per te, cioè. E sono per tutti e due. Ah, io adoro i fiori. Anch'io. Sono una bella cosa. Soprattutto quando si aspetta un bambino. Danno al posto una specie di armonia. Sì, è vero. Ray invece li odia, i fiori. Dice che sono inutili. E si sa quando dovrà nascere? A marzo. È lunga ancora. Non so se posso chiedere. Si sta già muovendo? Beh, a volte mi sembra che lo faccia. Potrei... Mi permetti di toccare? Certo. Dammi la mano. Stai tremando. No, è che... Vedi, è solo che... È una cosa nuova. Non hai mai pensato che forse... Sarebbe più semplice se anche tu ti facessi una famiglia, dei figli. Ci hai mai pensato? Sì, ma per uno come me non è più possibile. Perché? Forse non lo è mai stato. Io non riesco a seguirti. È che la mia vita non è... Non riesci a dimenticarla, vero? Scusatemi, ma giù al centro sono tutti in subbuglio e ho dovuto calmarli un po'. Beh, vado a preparare qualcosa da mangiare. Tu resti, no? No, grazie. Neanch'io, tesoro. Lasciami da parte qualcosa per quando torno. È meglio che rivada lì subito. Va bene, d'accordo. Grazie ancora per i fiori. È stato fortunato, era ancora in venduta. $5, sai, per il deposito. Certo. Ehi. Sì? A vendere quella roba si rimediano un sacco di fichette, vero?
Adesso questo omicidio ha un movente diverso. Sappiamo a cosa mirava la follia dell'assassino. Volete del caffè? Sì, volentieri. Grazie. Di nulla. Abbiamo a che fare con uno psicopatico, capace di un gesto mostruoso. Perché tanta crudeltà? Cosa può spingere un uomo ad arrivare a tanto? Non lo so. Forse in questo modo avrà creduto di poter possedere suo figlio completamente. Forse ne era ossessionato al punto da arrivare a toglierlo alla madre prima ancora che nascesse. Possibile che nessuno sapesse che era incinta? Giusto. Qualcun altro doveva saperlo. Cosa le disse quando seppe di essere incinta? Che voleva abortire. Io dovevo trovarle qualcuno che le facesse il lavoro. E le disse chi era il padre del bambino? No, non l'ho mai saputo. Ma mi disse di non volere quel figlio perché temeva che nascesse pazzo come il padre. E lei non ha idea se si riferisse a Martin o qualcun altro? Penso a qualcun altro. Con lui gli ultimi tempi aveva chiuso. Le organizzai l'appuntamento per il lunedì. Il cinema era chiuso di lunedì. Era tutto combinato. E mi avevano detto che se la sarebbe sbrigata in poche ore. Se non l'avessero macellata in quella maniera il giorno prima. Non c'è un regalino per il disturbo? Ah, sì. Certo, ha ragione. Tu eri quello che le mandava i fiori, non è vero? E ti fai venire gli scrupoli adesso, dopo 15 anni. Almeno ora abbiamo degli elementi certi. Già. Ma a che cosa ci serve? Non lo so. Intanto sappiamo che il padre del bambino era considerato pazzo da Kate, che era un uomo che si nascondeva e che quindi aveva dei problemi ad apparire. Disposto a pagare, purché non si sapesse che Kate era incinta. Mi segui? Ma poi viene a sapere del progetto di aborto. Forse è Kate che glielo dice, forse lo scopre da solo. E nella sua mente malata arriva così a concepire l'idea di salvare suo figlio in quella maniera orrenda. Adesso che succede? Qui è tutto allagato, signore. Meglio che torni indietro e passi per la strada del vecchio fondo. Ma guidi con prudenza, mi raccomando. La strada sì. È scivolosa. Grazie. Un momento. Fermati. Aspetta, fermati. Accosta un attimo. È là sotto. L'ho trovato. È là sotto. Cosa? Dove mi nascosi quel giorno? Quando diluviava. Adesso me lo ricordo. Legai le bestie proprio in questo punto. Di che cosa stai parlando? Quella domenica pomeriggio. Io e Ted Boleslaw eravamo venuti qui per abbattere due bestie malate. Lo zio August ci accompagnò fin qui. Poi con il camion se ne tornò subito dall'altra parte del fiume. Ma cominciò a piovere. E allora? Le bestie si misero paura. Ci scapparono. Ted gli corse dietro per riprenderle. E così io rimasi qui da solo. Ma dovevo trovare un posto dove ripararmi. Ero solo, avevo paura dei fulmini. E così mi si era aspettare sotto il ponte. Proprio come l'incubo che fai sempre? Sì. Poi che è successo? Io? Martin, poi che è successo? Quando lo zio August tornò a riprenderci, era già sera. La sua tuta era tutta sporca di sangue.
e anche il ripiano del camion e i punteruoli. Disse che aveva ritrovato le bestie e che le aveva abbattute. E allora? Aveva mentito, lei. Non era vero. Perché dici che aveva mentito? Perché mentre Ted stava correndo dietro alle bestie, quelle scivolarono nel fiume e affogarono. Ma lui, per paura di essere punito, scappò via. Tutto questo non lo disse mai a nessuno. Lo sapevate soltanto voi due. Sì, August mi fece giurare che non l'avrei mai detto. Era un nostro segreto. E tu te lo sei tenuto dentro per tutti questi anni. Ti sei sentito in colpa per una cosa che non avevi fatto. Capisci? August Jakubowski aveva una doppia vita all'insaputa di tutti? Esatto. Credo che questa forma di pazzia derivasse da una sua strana ossessione. Sì, lui era scapolo. Mi aveva come adottato. E forse lo scoprire di aver concepito un figlio tutto suo lo aveva turbato profondamente. E quando da Kate o da chissà chi seppe che lei aveva intenzione di abortire, perse completamente il controllo. E perché avrebbe ucciso i fratelli Shibor? Perché massacrarli così? Forse perché sapevano tutto. Quel giorno restammo ad aspettarlo sotto la pioggia. E quando finalmente tornò, il pianale del camion e la sua tuta erano sporchi di sangue. Lui era così pallido, agitato, e mi fece giurare che non avrei mai detto a nessuno che era stato dall'altra parte del fiume. Così Ted Boleslow fu mandato alla sedia elettrica per un triplice omicidio che non aveva commesso, per non dover confessare a nessuno di aver lasciato affogare due vacche malate. E dopo aver massacrato la ragazza, il vecchio August Jakubowski avrebbe tenuto quel feto nascosto per tutti questi anni. Signor Jakubowski, ha potuto svolgere le indagini di cui aveva bisogno? Sì, vostro onore. Bene, a lei la parola. Grazie, vostro onore. In qualità di procuratore generale dello Stato dell'Illinois, ho studiato a lungo il caso eseguendo anche alcune indagini. Questa sentenza è inconfutabile. Il testamento del signor Lowell e il lascito sono legali. Il verdetto sul caso Lowell è giusto. Non sussistono validi motivi per un ulteriore appello. Silenzio! Fate silenzio, per favore. Vostro onore, ci sono alcune domande. E vorrei che fosse messo a verbale, vostro onore, che non ho intenzione di oppormi alle insinuazioni riguardo la mia salute mentale portate avanti dall'avvocato Bates, perché credo fermamente che la mia vita privata non abbia niente a che vedere con questo procedimento.
Adesso puoi avere quello che vuoi. Lo terremo con noi, il bambino, per sempre. Sarà più di me che sono impotente. È così. Lo terremo con noi. Non è vero, amore? Sono qui per i bagagli. Solo quello? Sì. Va tutto bene. Non è successo niente. Nessuno è stato ucciso. Non c'era nessuno qui. Si tratta solo di un letto e di un cuscino. Non avere paura. Non devi raccontare niente. Non c'è niente da raccontare. Magnifico! Vogliamo che stasera venga tutta la città. Questo è un grande giorno per noi e vogliamo che sia festa per tutti. Ecco fatto. Dovrebbe essere a posto adesso. Grazie, Sam. Scusami se ti ho fatto venire solo per questo. Ti va un bicchiere di limonata? Sì, qualunque cosa, grazie. Ehi, ho saputo che il giudice Schuller vuole riaprire il caso Boleslaw. Che caldo fa oggi. Perché non mettete un ventilatore al soffitto? Già, ce n'è bisogno, lo dirò a Ray. Bene, grazie per la limonata. Devo proprio andare. E ricordati di salutarmi, Ray. D'accordo. Ciao.
fermato. Sono qui fuori. Dispiace, non era mia intenzione. Sei entrato dalla porta sul retro? Sì, l'ho trovata aperta. Spero che mi perdoni. Ray è in città, credevo che voi due foste insieme. Io sono solo venuto per salutarti. Non avresti dovuto. Grazie. Ti sei fatto male? No, non è niente, non preoccuparti. Ma è sangue? Ne sei sicuro? Fa vedere. Ti senti bene? Sì, certo, sono solo un po' stanco. Bella presa, ragazzo. Tu e Ray siete felici insieme, vero? Ma sì, o almeno credo. E va avanti così da parecchio? Sì, perché? Niente, io... Cosa c'è, Marty? È che ora è tutto finito e io devo andare via. Ma hai detto che saresti tornato a farci visita. Non credo che lo farò più. Moriranno. Vado subito a metterli nell'acqua. Grace! Cosa? Non stai cercando di scappare? Scappare? Perché? Bella, non fare storia.
Grace, Grace, apri la porta. Lasciami entrare, Grace. Non devi aver paura. Non aver paura. Apri la porta, Grace. Ti prego, lasciami entrare. Lasciami entrare. Grace. Saremo con noi, bambino, per sempre. Io non voglio farmi del male. Grace!